USB Taranto Fidas, raccolta di sangue in Piazza della Vittoria. È un'iniziativa giunta alla terza edizione. Ascoltiamo le finalità da Michele Altamura, coordinatore lavoratori ex Ilva in AS. Terza edizione USB, un'edizione che come Unione Sindacale di Base ci teniamo tantissimo, in virtù che poi nel periodo del Covid ha avuto un rallentamento proprio per il discorso Covid. Stiamo ritornando con questa terza edizione per diverse finalità. Uno, in primis, aiutare la gente debole che ha bisogno. Due, stare con questa iniziativa importantissima per aiutare i deboli. E terzo, ci stanno anche diverse associazioni che collaborano con queste iniziative, che è la Fidas Dosni, Giustizia per Taranto, e Giorgio Forever e Martin Team Pescatore. Iniziativa che noi con orgoglio la rifacciamo ogni anno, e a breve ci sarà anche la quarta edizione, sempre Covid permettendo. Ma all'incirca già ci sono quasi una cinquantina di donatori che da stamattina stanno donando il sangue, e il sangue è importante per tutte queste persone deboli. Ecco ora il pensiero di Giovanni Mattiuzzo, presidente provinciale di Taranto di Fidas. Sono il responsabile della Fidas di Taranto. Cosa vuol dire Fidas? Federazione Italiana Associazione Donatori Sangue. Siamo in pratica circa 500.000 donatori sparsi in tutta Italia. E il nostro compito è quello di promuovere la donazione gratuita, volontaria e periodica e cercare di sensibilizzare le persone a questo atto veramente d'amore. In effetti il sangue non basta mai, non è uno slogan pubblicitario, ma è la realtà. Tra l'altro la medicina ormai ha fatto dei passi così in avanti che utilizza il sangue per guarire diverse patologie. Per cui un appello a tutti quanti, noi per esempio il 26 stiamo in Piazza Immacolata e abbiamo organizzato un'altra raccolta di sangue con la Protezione Civile. Quindi a parte oggi, che pare che stia andando abbastanza bene, stiamo avendo un ottimo riscontro, vi invito il 26 prossimo venturo e vi ringrazio per la partecipazione.